Pronto? Voglio parlare un po' con te. Di chi sei? Mi chiamo Emanuele Pingu. Do i consigli agli uomini di non farle ingelosirla alle donne. Che devo fare? Vuoi farla ingelosirla? No. Vuoi trattarla male? No. Vuoi farla le corna? No. Vuoi portarla a berla per ubriacarla così con la speranza che te la dalla? Senti amore, lo sai quanti anni c'ho? Vuoi farla le corna? Sì, col ficco su, io disegno. Ti ricordi quando facevi il femminaiolo? Ma piatta, vabbè, ma senti, c'è niente da fare? Do i consigli agli uomini di non farle ingelosirle alle donne? No, non consiglia, guarda, perché innanzitutto avendo forse qualche decina d'anni più di te, e de fregature ne ho passate, i consigli potrei darteli io che non te, capito? Va bene, fallo pure. Purtroppo è legge di natura. Vuoi trattarla male? Ma chi cazzo te frega? Te io la tratto come mi pare. Fuces. Vabbè, bravo. Ti saluto. Ciao. Chef Express, buongiorno, sono... McDonald's. Cosa le serviva? Questo è il bar. Mi chiamo Emanuele Pingu. Sì, ma deve fare un'ordinazione, non ho capito. Adesso vi state chiedendo che mi sto mangiando. Mi scusi, deve fare prima tramite l'app. C'è un regalo in omaggio. Guardi, non lo so perché io lavoro al bar. Un attimo solo che le passo qualcuno del Mac. Mi sto mangiando i Black Bacon. Un attimo, signore, io mi intendo di caffè, non di hamburger. Un attimo solo. Va bene, accomodati. Ragazzi, un cliente che vuole sapere una cosa. Chef Express, buongiorno, sono... McDonald's. Sì, buongiorno, prego. Mi sto mangiando i Black Bacon. Crispy McBacon. Black Bacon. Sarebbe? Dentro c'è hamburger, insalata, besos e stiscos. No, guardi che non è McDonald's quello che mi sta dicendo, eh. È giusto. Mi ripete il nome del panino? Black Bacon. Crispy McBacon. Black Bacon. Non c'è Max Bacon, signore, sta sbagliando, non è il McDonald's che è il Max Bacon. Il bacon qui ha la salsa, il formaggio, la carne e la pancetta. Dentro c'è Bezos e Stiscos. Discos, non c'è niente qui, McDonald's. Bezos e Stiscos. Discos, sta sbagliando, ha capito? E Stiscos. Discos, non c'è niente. Va bene, accomodati. Arrivederci. Sì? Cazzo fai, ti stai arrendendo? Cioè? Non me ne frega un cazzo che sei caduta 20 volte, te ne alzi 21, andiamo. Ma in che senso caduta? Io non sono caduta 20 volte. Dai su, alzati. Ma io non sono caduta, sono caduta soltanto una volta quando è bassa, per cui... Seriamente, non sto scherzando. Dai su, alzati. Ma io sto ritornando, io non ci sto manco a casa, io sto sempre a camminare, non ci sto mai a casa. Vitamente, posso dire una cosa? In che senso? Vorrei strapparti un sorriso. Ma io un sorriso ce l'ho sempre, guarda. E sei tu che non dal momento che non mi vedi, tutti mi dicono beata te che sei così bene, sei sempre molto, molto, molto positiva, allegra, cerchi di vedere sempre malgrado tutto. Io ho capito, poi mi è cambiato tutto quanto, anche il fatto di qualche che io quattro volte, il medico mi ha detto, io ti cancellavo, pensavo che mi avevi cancellato, perché io non t'ho mai visto, perché non sei stata mai male. Goditi ogni istante della tua vita, perché non mi piace vederti così. Io cerco di vedere il lato positivo delle cose, i figli stanno bene, anche se li vedo una volta una tanto, perché sono tutti a letto, ma io non ci sta più. Poi io non ho parenti, perché non c'ho avuto mai niente, mica problema. Poi c'ho tanta gente che poi amica che era nana. Poi c'ho un'amica che mi dice c'è la sorellona. Che vuoi fare? Sei una principessa, sei troppa bella. Sì, vabbè, ti ringrazio. Ciao, grazie. Ciao.